Francesca, lascio a te la parola, buon seminario a tutti. Grazie, grazie a Pio Giorgio per l'invito, grazie a tutti quelli che sono intervenuti. In questo seminario, come diceva Pier Giorgio, vi parlerò dei risultati recenti di una tomografia da ambient noise che abbiamo fatto all'IPARI in seguito ad un esperimento che c'è stato nel 2018. L'outline del seminario diciamo, è illustrato in questa slide. Vi parlerò in gran parte di, come dicevo, dei risultati recenti pubblicati all'inizio di quest'anno. Ma volevo fare anche un brevissimo accenno a un progetto di pianeta dinamico recentemente finanziato perché è strettamente correlato a queste attività che noi abbiamo iniziato nel 2018. L'area in studio, come dicevamo, sono le isole Eolie, in particolare l'isola di Lipari. E sappiamo che le isole Eolie sono diciamo situate nel Tirreno e sono al centro di questo sistema in cui diciamo, abbiamo il bacino di retroarco della litosfera ionica che arretra rispetto all'arco calabro diciamo, in questa regione. E dal punto di vista della sismicità e delle faglie presenti nell'area in studio, diciamo, due sono i sistemi di faglie principali, la Sisifo Alicudi e la Tindari Letojanni. La prima ha un'estensione, ha un'orientazione ovest-est ed è, diciamo, rappresenta quella fascia compressiva che si trova appunto nella parte occidentale del Tirreno meridionale e in qualche modo accomoda una parte della deformazione tra Africa e Eurasia. La Tindari Letojanni è invece una faglia, un sistema di faglie con orientazione nord-nord-ovest, sud-sud-est, profonda e che è stata definita, diciamo, come una step fault, ovvero una faglia che borda la parte occidentale dello slab. In questa slide vedete anche che la sismicità nella regione si distribuisce lungo questi due sistemi principali di faglie, nonostante ci siano anche delle faglie e dei sistemi di faglie e fratture molto, a scala più locale, in particolare al Lipari, dove domina diciamo, nella parte occidentale un insieme di fratture e una faglia principale orientata nord-sud e che viene illustrata qui in questa slide, appunto dove Lipari è indicata con questo quadrato qui. I terremoti più grandi presenti che si sono verificati in questa regione sono il terremoto del 1978 nel Golfo di Patti, quindi, che non è indicato nella figura, e il terremoto, scusate, il terremoto del 1980 che è avvenuto al largo delle coste di Alicudi. Ovviamente questi eventi che vedete indicati con delle stelle sono in realtà degli eventi che si sono verificati durante lo svolgimento dell'esperimento del 2018 di cui vi parlerò tra un attimo. Dal punto di vista della deformazione, i dati, l'inversione dei meccanismi focali dell'area definisce uno stato di stress compressivo per questa regione, in particolare dei transienti sono stati registrati a questa stazione che si trova nella parte occidentale di Vulcano, il VLT, e con particolare riferimento all'ultimo episodio che abbiamo visto a Vulcano del 2021. Dal punto di vista del vulcanismo, ovviamente il vulcanismo in questa regione gioca un ruolo fondamentale e quindi quando andiamo a fare studi di qualsiasi natura dobbiamo tener conto di quello che di qual è stata la storia e l'evoluzione del vulcanismo nelle isole di interesse. In particolare, anche se qui mostro tutte e tre le isole centro-meridionali, in realtà noi ci siamo concentrati per questa prima parte di studio sull'isola di Lipari. Ok, get ready. Scusate. E in particolare, il vulcanismo a Lipari, abbiamo evidenziato in questa immagine quelli che sono stati i centri eruttivi più antichi rispetto a quelli più recenti. Quindi, le eruzioni e le epoche vulcaniche sono in realtà nove, sono state indicate da Forni come diciamo, raggruppate in tre gruppi principali in cui le zone più a ovest, quindi la zona dei Timponi e il Monte Chirica, rappresentano le prime
le aree dove sono avvenute le prime eruzioni, per procedere poi verso il centro dell'isola, verso Monte Sant'Angelo, e invece le aree interessate alle eruzioni più recenti sono i puntini neri che vedete in questa slide, e hanno interessato dapprima la parte a sud di Monte Guardia e poi la parte a nord di Monte Pilato. Questa differenziazione tra le zone interessate da un vulcanismo più antico rispetto a quelle di un vulcanismo più recente è molto importante, ed è fondamentale quando andiamo a interpretare i risultati che abbiamo ottenuto dalla tomografia del rumore. Che cosa sappiamo, che cosa si conosceva prima del nostro studio in questa regione? La maggior parte degli studi riguardavano studi di tomografia a livello regionale. Un esempio è il lavoro di Chiaraba del 2008, in cui viene messa bene in evidenza la zona in subduzione, delineata molto bene anche dalla sismicità che era stata rilocalizzata in quel caso con un modello 3D, ma non si ha il dettaglio per quanto riguarda la struttura subcrostale, diciamo della crosta o in generale o ancora meglio della crosta superiore. Successivamente il lavoro di Monna del 2013 fa un grande passo avanti, perché mette insieme i raggi non solo delle stazioni a terra ma anche delle stazioni a mare, e quindi abbiamo un dettaglio maggiore per quello che riguarda diciamo la struttura, ma sempre a livello regionale. E in questa figura al centro vengono riportati tre profili, che sono il profilo C, D ed E, e che vedete che sono più o meno orientati nord-nord-ovest, sud-sud-est o nord-sud nel caso del profilo E, le isole di Salina, Lipari e Vulcano sono quelle in cui i triangoli sono racchiusi in queste bisse azzurra. Ovviamente rispetto alle tomografie a scala regionale, quale appunto ho mostrato qui quella di Chiaraba, abbiamo dettagli notevoli su questa immagine, ma ancora per quanto riguarda il dettaglio nei primi 4-5 chilometri di crosta ancora non ci siamo. Successivamente c'è stato il lavoro di Scarfì del 2016, in cui aggiungiamo ancora qualche dettaglio in più sulla struttura a livello alla scala delle Eolie, ma ripeto, ancora qui sotto, come vedete, la linea rossa delimita la zona di alta risoluzione del modello, ancora siamo fuori dalla scala di nostro interesse. Quest'anno, poco alla fine del 2022, è stato pubblicato questo lavoro di Totaro et al., in cui cominciamo ad andare ad una scala molto più locale per quello che riguarda le isole che ci interessano, in particolare di Lipari, anche se ancora non ci siamo come risoluzione. Infatti Lipari, vedete che la zona è ben risolta, attraversa marginalmente l'isola di Lipari, ma metto in evidenza che c'è comunque questo modello individua una zona ad alta velocità, delle onde di taglio nella zona occidentale di Lipari, e invece una bassa velocità per quanto riguarda la parte a sud. Quindi la conclusione è che comunque la struttura superficiale sotto Lipari rimane sconosciuta. Ovviamente il lavoro di Totaro è stato pubblicato quando il nostro lavoro era già stato accettato, quindi non abbiamo potuto fare il confronto diretto con quelli che sono stati poi i risultati di Totaro, però in questo seminario più avanti vedremo che diciamo le informazioni che riusciamo a tirar fuori dai nostri modelli, dal nostro modello, concordano con quello che ha trovato Totaro. Qual è quello che abbiamo fatto? Abbiamo fatto la tomografia dal rumore, utilizzando appunto i dati dell'esperimento che avevamo condotto nel 2018 sull'isola di Lipari. L'esperimento è consistito nell'installazione di 48 nodi sismici che hanno coperto praticamente tutto il territorio dell'isola, e i numeri indicati in rosso indicano proprio la posizione delle stazioni che erano state installate durante il 2018 per un mese in totale. Quindi i nodi sono senza cavi e senza batterie, per cui la batteria, la vita minima di una batteria è tra i 20 e i 30 giorni, hanno resistito 24 giorni la maggior parte dei nodi, e solo un nodo di quelli installati è andato vandalizzato e altri due nodi hanno registrato solo per pochi giorni. E come vedete da questa immagine, la maggior parte delle stazioni era concentrata nella parte occidentale dell'isola, e questo perché
questa è la zona, questa che vi indico qui, è la zona dove diciamo è stata sede delle eruzioni più antiche, infatti è la zona dei timponi, ma è anche la zona dove c'è l'attività idrotermale con fumarole che emettono CO2 magmatica in superficie. I risultati, i dati diciamo, che abbiamo analizzato sono stati analizzati in un range di frequenza che è stato definito chiaramente dalla disposizione, dalla distanza tra le stazioni, per cui andiamo da distanze di 0,1 fino a 8,5 km e questo chiaramente definisce il periodo di osservazione delle nostre, dei nostri dati. I risultati sono che l'ambient noise tomography fornisce delle immagini tomografiche molto ben risolte fino a 2,5-3 km di profondità e come vedremo abbiamo messo in relazione i minimi e i massimi delle anomalie di velocità con il vulcanismo dell'area. Questo è un esempio di una registrazione giornaliera effettuata a due delle stazioni dell'esperimento, in particolare la 117 e la 138, che si trovano la 138 è in piena area idrotermale e la 117 invece è immediatamente a nord. E evidenziato qui con una stella gialla è un evento che è stato registrato durante l'esperimento che è avvenuto e localizzato, avvenuto a largo di Lipari, diciamo nella parte sud-occidentale dove molta sismicità è stata osservata anche dal catalogo sismico. La metodologia che abbiamo utilizzato presuppone che le sorgenti di rumore siano omogeneamente distribuite nello spazio. Ovviamente i dati che abbiamo analizzato sono stati preprocessati in maniera abbastanza standard, nel senso che sono stati ricampionati per ridurre ovviamente la mole di dati a disposizione, filtrati in certe bande di frequenza che ci permettono di evidenziare quelle che possono essere delle fasi coerenti del segnale di rumore. Sono state scelte delle finestre temporali lunghe mezz'ora e è stata applicata la normalizzazione, sono state fatte le cross-correlazioni tra coppie di stazioni per ricavare la funzione di Green tra le stazioni e poi lo stacking di tutte le cross-correlazioni giornaliere e poi su tutti i segnali registrati per tutto il periodo di registrazione ha fornito diciamo un'immagine finale. Ovviamente tutto questo, i parametri scelti della cross-correlazione come anche le bande di osservazione in frequenza e in periodo dipendono chiaramente dalla distribuzione delle stazioni, dalla distanza tra le stazioni stesse e dalla durata delle registrazioni. Questo è l'algoritmo, il software che abbiamo utilizzato per calcolare e misurare manualmente le curve di dispersione per ciascuna coppia di stazioni. E in basso in A vedete la cross-correlazione del segnale, in B è lo stesso segnale filtrato in bande di frequenza molto strette, in C e D vedete la parte causale e anticausale degli inviluppi della cross-correlazione e in E e in F ci sono in verde le curve di dispersione che abbiamo piccato per ogni segnale. Ovviamente queste le abbiamo piccate di dove si riusciva a farlo e quando era possibile farlo sia sulla parte causale del segnale che sulla parte anticausale abbiamo poi fatto una media tra i due segnali. Queste sono le curve di dispersione finale che abbiamo ottenuto utilizzando la procedura che vi ho fatto vedere prima e di circa un migliaio iniziali ne abbiamo tenute poco più di 750 perché le altre erano o avevano pochi punti o era difficile proprio piccare le curve di dispersione. Il range di periodo nel quale stiamo lavorando va da 0,5 a 3 secondi dettato proprio dalla disposizione spaziale delle stazioni. La prima cosa che abbiamo ottenuto sono delle mappe della velocità di gruppo che vi rappresento in questa slide in cui si tiene conto anche dell'elevazione delle stazioni. E chiaramente i rossi e i blu in queste mappe rappresentano le aree a bassa e ad alta velocità di gruppo rispettivamente.
le celle per in cui sono state calcolate queste velocità di gruppo sono delle celle di dimensione più o meno 500x500. Una volta che abbiamo ottenuto delle velocità di gruppo diciamo a diversi periodi, quindi partendo da 0,5 secondi fino a 3 secondi, queste sono state invertite per ottenere una tomografia, una mappa delle velocità delle onde di taglio. E questa struttura, questo procedimento è stato applicato in che modo? Ipotizzando un modello di velocità di partenza che vedete in questa figura in basso a sinistra con la linea tratteggiata rossa, e abbiamo stimato così il modello finale. Nei pannelli a destra, che sono questi colorati, rappresentiamo i sensitivity kernels per i periodi considerati nell'inversione, e questo a dimostrare che comunque fino a 2,5-3 km di profondità le nostre stime ottenute di velocità delle onde di taglio sono molto ragionevoli e attendibili. Queste sono le mappe della velocità delle onde di taglio che abbiamo ottenuto per l'Ipari, a profondità che vanno da 0,5 km fino a 2 km nei quattro pannelli in alto. Mentre in basso rappresentiamo dei profili di velocità da A, B e C che vanno da ovest verso est, mentre i profili D vanno da nord verso sud. Qui sono rappresentati da sud verso nord, perciò indicati come D', D. Le tonalità che vanno dal rosso al viola rappresentano le anomalie di le velocità delle onde di taglio, mentre i pannelli in cui la scala dei colori va dal rosso al blu rappresentano le variazioni, le anomalie delle velocità delle onde di taglio, che in alcuni casi ci permettono di osservare delle caratteristiche molto più chiaramente rispetto alle velocità assolute. Quali sono le caratteristiche principali che si osservano da queste figure? Innanzitutto che c'è una persistente zona ad alta velocità che va da ovest verso est e che attraversa la parte centrale dell'isola. E questo è vero soprattutto da 1 km fino a 2 km di profondità, mentre a 0,5 km vediamo che c'è una zona ad alta velocità indicata con il numero, dove qui vedete il numero 1, che è concentrata intorno alla zona dei timponi. Se andiamo a vedere le stesse immagini, ma proiettate lungo questi profili ovest-est, queste sono le caratteristiche che notiamo. Innanzitutto le alte velocità, che sono la 1 e la 1A, sono situate sotto la parte dei timponi che è Monte Sant'Angelo, che sono le zone caratterizzate dal vulcanismo più antico. E il vulcanismo va da una composizione di rocce fondamentalmente basaltiche ad andesiti, e quindi questo vuol dire che queste rocce hanno avuto il tempo di cristallizzare e questo spiegherebbe perché queste alte velocità al di sotto di questi vulcani antichi. La stessa cosa osserviamo per quanto riguarda l'anomalia di alta velocità sotto Monte Sant'Angelo, la 1A. La forma di queste anomalie è abbastanza caratteristica, sono anomalie in pianta abbastanza circolari che, se le andiamo a vedere in profondità, in profilo, assumono l'aspetto di dicchi, che infatti arrivano a profondità di circa 3 km. Ho dimenticato di dire che la linea tratteggiata bianca in tutte le mappe, in tutti i profili, rappresenta l'area ben risolta. E per quanto riguarda invece le anomalie di bassa velocità, queste che abbiamo indicato con i numeri 2, 3 e 4, queste si trovano esattamente dove, per quanto riguarda la 3 e la 4, nelle aree dove c'è il vulcanismo più recente, in particolare l'anomalia 3 è dove abbiamo colate di lava con emissioni di ossidiana e coni di pomici, e l'anomalia 2 è quella che si trova a nord dell'area idrotermale e che si trova a una profondità intorno a 1 km.
Un'altra caratteristica, un'altra cosa molto interessante da notare in questi profili è che se osserviamo il profilo B', soprattutto nella parte, diciamo, nel plot dell'anomalia di velocità VS, osserviamo che al top di questi dicchi di alta velocità ci sono come delle lastre molto sottili di bassa velocità. Noi queste l'abbiamo interpretato dovute al fatto che l'abbiamo interpretato in questo modo dicendo che questi non sono alto, diciamo, la parte ad alta velocità è come se fosse chiusa all'interno di una cap rocks che impedisce al materiale di fuoriuscire e quindi fa sì che invece sopra troviamo diciamo dei materiali alterati, delle rocce diciamo delle alterate idrotermalmente che forniscono queste velocità molto molto basse. Ed è strano che la forma assunta da queste zone a bassa velocità è quasi la forma di un sill, hanno un'estensione, come vedete, sono molto sottili ma molto allargate. E alla fine che cosa abbiamo? Abbiamo diciamo le stesse immagini, le possiamo guardare in una proiezione tridimensionale da diversi punti di vista, e in cui si vede che appunto i dicchi a bassa velocità raggiungono diciamo profondità abbastanza elevate e in superficie le lastre invece, i sill diciamo a bassa velocità che coprono le alte velocità sottostanti si trovano proprio nella parte superiore, che si vedono bene in questo punto di vista da sud-ovest. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le immagini tomografiche in qualche modo ricalcano la complessità delle eruzioni vulcaniche che hanno interessato l'isola di Lipari, e quindi diciamo le diverse epoche eruttive condizionano in maniera decisiva le immagini tomografiche ottenute. Le complessità strutturali ovviamente hanno un peso importante, perché il fatto che l'anomalia di velocità, per esempio, di bassa velocità sotto la parte nord, a nord dell'area idrotermale, si trovi dove la faglia nord-sud è stata definita per Lipari, anche questo è un dato molto importante. Dal punto di vista, diciamo, geochimico, sappiamo molto poco forse dell'isola di Lipari. Sappiamo che un paio di studi non tanto recenti hanno analizzato diciamo, la composizione delle fumarole emesse nell'area idrotermale. Sembra che la composizione sia principalmente di CO2 di origine magmatica. E sappiamo anche che nella zona idrotermale ci sono delle fratture e delle vene riempite di gesso che fanno presupporre che ci siano comunque delle, dal punto di vista strutturale, le rocce siano abbastanza alterate e non, chiaramente non delle rocce diciamo consolidate nel senso di temporalmente, ecco. Quindi questo ci fa concludere che quali sono le principali conclusioni di questo lavoro. Intanto che la complessità delle immagini tomografiche rivela il fatto che ci siano dei vulcani con strutture diverse che coesistono in quest'isola così piccola, e i prodotti delle eruzioni sono molto diversi dal punto di vista di composizione chimica. L'attività idrotermale è un'attività importante che chiaramente determina sia quello che si vede poi quando si va nell'area idrotermale, cioè tutta l'alterazione della zona del caolino, ma anche immaginiamo che questa abbia la sua influenza sulle velocità dei primi 500 metri della crosta. Il fatto che abbiamo potuto ottenere, diciamo, abbiamo potuto fare uno studio così di dettaglio sull'isola grazie solo ad un mese di registrazione ci fa pensare che comunque è importante continuare a fare un monitoraggio in continuo di queste isole per poter confrontare le variabili, di poter mettere insieme diciamo le osservazioni da variabili geochimiche e geochifisiche diverse e avere un modello quanto più realistico possibile sulla struttura sismica di questa regione. E quindi il messaggio che ci siamo portati a casa, abbiamo detto ok, va bene, un mese di dati è stato sufficiente a fare un certo tipo di analisi, però vorremmo fare di più, vorremmo fare in modo che questo monitoraggio continuasse per poter
dire qualcosa di più. E quindi abbiamo sottomesso a Pianeta Dinamico una proposta su uno studio multidisciplinare da fare questa volta su tutte e tre le isole centro-meridionali delle Eolie, ovvero Salina, Lipari e Vulcano. E questo progetto si prevede proprio di è strutturato in maniera tale che prevede la combinazione di diverse osservazioni geofisiche e geochimiche per poter dare un modello finale più completo delle isole. E questo tenendo conto di che cosa? Di quello che già si conosce, e ovvero sia dal punto di vista della cinematica della zona, che chiaramente conosciamo fondamentalmente quali sono i meccanismi focali, che sono per la maggior parte trascorrenti, diciamo fitta bene con la cinematica delle faglie che sono in gioco in questa regione. Conosciamo la distribuzione della sismicità delle tre isole, delle isole Eolie in generale, in particolare delle tre isole, però è anche vero che non sappiamo in realtà se c'è dell'altra sismicità presente nella zona a livello diciamo locale delle isole, e soprattutto di che magnitudo, perché immaginiamo che sia di magnitudo molto piccola come in questo caso, però di fatti un monitoraggio sismologico a maglia stretta delle tre isole, forse di Vulcano sì, ma di Lipari e Salina non ci risulta che sia stato mai fatto. E questo progetto prevede l'installazione di 250 nodi distribuiti sulle isole di Salina, Lipari e Vulcano, con un'alternanza di 120 e 120, in modo da avere una finestra temporale più lunga di 2 mesi anziché di 3 mesi. E in questa slide a sinistra vi faccio vedere i punti che abbiamo previsto di installare a Salina, Lipari e Vulcano. Per Lipari e Vulcano utilizzeremo le posizioni dei sensori che abbiamo già utilizzato sia per l'esperimento di Lipari del 2018 che per l'esperimento di Vulcano che si è fatto nel 2021 in collaborazione con l'Università di Ginevra. E invece dal punto di vista geodetico prevediamo anche di installare 5 nuovi siti di punti di misura a Salina. In realtà queste stazioni sono state già installate la scorsa settimana, quindi questa mappa diciamo è aggiornata una settimana fa. E queste sono le mappe di risoluzione teoriche, chiaramente, che ci immaginiamo di poter ottenere una volta che faremo questi esperimenti di sismica passiva. Questo in particolare è un checkerboard test fatto a un secondo con una griglia di 500x500 metri circa, e questo è invece una griglia molto più larga perché stiamo a periodi di 8 secondi. Quindi speriamo con quest'altro esperimento di riuscire ad avere un dettaglio maggiore sia per quanto riguarda Lipari, coprendo la parte offshore che nell'esperimento del 2018 non eravamo riusciti a coprire perché chiaramente i nodi erano tutti posizionati solo a Lipari. E dall'altra speriamo anche di riuscire a capire qualche cosa in più ad avere un'immagine sismica un po' più definita per quello che riguarda le zone tra le isole, quindi tra Salina e Lipari, come tra Lipari e Vulcano. E io ho finito qua. Grazie. Grazie, grazie Francesca. Ci sono domande per Francesca? Non vi vedo, tolgo questo. Io una domanda, c'è Davide che vuole intervenire, allora lascio la parola a lui. Vai Davide. Sì, ciao Francesca. Ciao. Grazie, molto bello. Senti, una domanda, avete fatto, mai detto, circa 20 giorni, 25 giorni di acquisizione, giusto? Sì. 15 ottobre, 14 novembre, Senti, ma avete provato a capire qual è, diciamo, la finestra minima di dati che potete usare per avere un'informazione? Chiaramente è chiaro che più allunghi il tempo e più è completa, ma probabilmente non è necessario arrivare a 20 giorni, o forse, diciamo, quindi ridurre il tempo, nel senso, avete provato a fare un... Il punto è questo, Davide, che per studi di questo tipo, di ambient noise tomography, chiaramente non è necessario avere una finestra temporale chissà quanto lunga.
però è anche vero che siccome parallelamente vorremmo fare anche qualche cosa di più, prevediamo anche di fare studi di attenuazione oltre che di tomografia in velocità, allora forse in quel caso, o anche volendo fare la tomografia con i terremoti piuttosto che con il rumore, allora è chiaro che una finestra temporale più lunga è fondamentale. L'altro motivo per cui abbiamo pensato di estendere, diciamo, il tempo di registrazione a 2 mesi anziché uno, è che comunque nell'esperimento del 2018 avevamo registrato, è vero, una grande quantità di dati, ma è anche vero che di eventi, diciamo, grossi non ne abbiamo presi a scala proprio locale, quindi magari estendendo un po' di più la finestra temporale, non è detto che non possiamo prendere anche degli eventi di magnitudo 2 che magari si trovano avvengono a mare tra le isole, perché lo sappiamo che la maggior parte degli eventi, cioè, a Lipari fondamentalmente sismicità, per quello che riguarda il catalogo della sismicità dell'osservatorio Etneo, non ci abbiamo grossissimi numeri di eventi, la maggior parte avvengono a mare tra Lipari e Vulcano. Ma questo, io non so se questo è perché, diciamo, la copertura della rete è tale che non ti consente di vedere gli eventi piccoli che avvengono, diciamo, immediatamente sotto l'isola, oppure se effettivamente non c'è sismicità. Certo, grazie. Diciamo il punto chiave. Chiaro, chiaro. Chiarissimo. Grazie. Grazie a te. C'è Massimo Pompili. Sì, ciao Francesca, ciao Massimo. Molto insomma, questo lavoro, però mi veniva un dubbio anche senza essere esperto di queste cose. Te fai riferimento a un discorso di età, ovviamente, vulcanismo diverso tra quello che c'è nel tempo e quello più recente, ma chiaramente hai fatto riferimento anche a un discorso di composizione, giustamente. Sì. Allora, dalla composizione deriva immediatamente una densità diversa, che un basalto c'era almeno 0.2, forse non so quanto decimale in più rispetto a una riolite, che è il sistema ultimo. Mm-hmm. Allora, queste differenze, e la densità ovviamente potrebbe andare a influire sulle onde sismiche, sulla velocità delle onde sismiche. Certo. Allora, queste differenze di densità potrebbero essere compatibili con diverse velocità? Certo, assolutamente sì, sono d'accordo con te. Infatti proprio per questo noi abbiamo anche correlato il fatto che sotto il Monte Guardia tu hai questo, come vedi da questa figura, questo profilo, questa anomalia di bassa velocità, ed è un'anomalia molto marcata, e la vedi a diverse profondità, perché la vedi da 0,5 km fino a 2 km, e questa potrebbe senz'altro essere associata a variazioni di densità dei materiali emessi, assolutamente. Quindi, cioè, a prescindere dall'alterazione, che ovviamente è un altro aspetto importante. Certo, no, diciamo che sono tutti elementi che giocano un ruolo. Adesso, quanto l'uno sia più importante dell'altro dipende anche in quale parte ti trovi. Cioè, io immagino che se ci troviamo a ovest, nell'area idrotermale, lo sai meglio di me, che l'alterazione, cioè, ho imparato a vederla anch'io, che non sono un'esperta di rocce o quant'altro, ma insomma è visibile ad occhio nudo, e se vai giù non le vedi l'alterazione, quindi molto, almeno non mi sembra di averle viste, quindi probabilmente quello che dici tu è fondamentale, cioè la densità dei materiali rioritici è sicuramente tale che provoca, cioè che è associata a questa bassa velocità che osserviamo. Grazie. Grazie a te. Sì, Francesca, Massimo ha anticipato, io pure volevo farti proprio un commento in merito a questo discorso della eterogeneità delle rocce, quindi un lavoro complesso, visto la presenza, immagino, appunto di rocce molto diverse a contatto, e anche se sono lave o cose, certo, certo. Sono, ma non solo, anche lave e piroclastiti ovviamente hanno caratteristiche completamente diverse, evidentemente poi questo complica anche l'interpretazione ovviamente, certo. Un po'. E l'altra cosa però l'hai accennata, riguarda il prossimo, ma l'hai detto, hai parlato di attenuazione, quindi per Vulcano ovviamente in particolare potrebbe essere molto interessante lavorare anche sull'attenuazione. Certo. Però immagino sul punto che abbiate ben chiaro il tema, e quindi quando pensate di farla questa campagna? Questa campagna la faremo in autunno, da metà ottobre più o meno a metà dicembre. Ok. Sì. Ok. C'è il presidente, c'è Carlo che vuole intervenire. Sì.
Grazie Francesca. Grazie a te. Molto bello. Ci sono vari punti che vorrei chiedere, ma cercherò di essere brevissimo. Uno, ovviamente concordo con quanto sollevato Massimo, però vorrei ricordare che bassa densità vuol dire un rapporto rigidità su densità maggiore, quindi in realtà bassa densità vorrebbe corrispondere a una a maggiore velocità delle onde sismiche, non relativamente più bassa. E una cosa che sarebbe importante fare è che, per chi non lo sa, come istituto abbiamo siglato una convenzione con la regione siciliana per cui stiamo facendo il monitoraggio geotermico delle olie, e quindi anche flusso di calore sarebbe importante per tarare anche questi risultati, per vedere quelle che potrebbero essere anche le zone potenzialmente più ricche, dove c'è il maggiore degassamento, dove ci sono le temperature più alte, e quindi capire anche la disposizione di questi SIL o queste geometrie. Altra cosa è il modello di velocità che viene adottato iniziale. E mi chiedo, modificandolo leggermente, come verrebbe anche a modificarsi poi l'intera interpretazione. Ultima cosa è quello che facevi vedere prima, le velocità relative tra Lipari e Vulcano, che fanno vedere chiaramente un raccorciamento tra le due isole, quindi anche compatibile con la sismicità proprio nel braccio di mare che separa le due isole, dove arriva l'allineamento che parte praticamente da Ustica ed è un sistema relativamente compressivo. Sì, grazie Carlo. Guarda, dal punto di vista quello che dicevi sulla parte, hai detto una cosa che riguardava la parte, ah sì, la parte delle fumarole, quindi le emissioni gassose e tutto quello che è previsto dentro IRGIA, no? È il progetto quello finanziato dalla Regione Sicilia. Noi ci siamo organizzati con i referenti del progetto per evitare di fare, diciamo, misure in sovrapposizione, quindi un po' ci coordineremo per ottimizzare al meglio le risorse, non solo, diciamo, finanziarie, ma soprattutto, diciamo, di impiego di personale. Dal punto di vista scientifico ci confronteremo costantemente su quello che ciascuno dei due progetti riuscirà a fare nei prossimi mesi. E, diciamo che questo studio è preliminare, serve principalmente, è servito a noi intanto per dirci per confermarci, diciamo, il fatto che anche un solo mese di dati, ma forse anche 20 giorni di dati fossero sufficienti ad avere una prima mappatura, diciamo, dal punto di vista sismico, delle velocità sismiche della zona, e soprattutto a confermare il fatto che, se vogliamo avere un'immagine più dettagliata dal punto di vista sismico, ma anche direi strutturale a questo punto, o geodinamico forse, di queste isole, abbiamo bisogno di fare un monitoraggio in continuo, ma non solo di Stromboli, Vulcano e Panarea, che sono state poi alla fine le isole un po' più studiate anche dal punto di vista geochimico, ma di tutte le isole Eolie, perché altrimenti non sappiamo mai, non sapremo mai se e quanto, diciamo, quello che succede a livello regionale, come si ripercuote poi a livello locale, sia in termini di tettonica, ma anche in termini di relazione tettonica, geodinamica e vulcanismo. Quindi grazie del sottolineare il fatto che comunque è importante continuare a lavorare in questa zona. C'era qualcun altro, mi sembrava? No, Ah, non no, un ok. collega che si è aggiunto. Ok. Ci sono altri commenti? Che mentre qualcuno ci pensa, io intanto interrompo la registrazione.